Salve ragazzuoli, oggi rispondo alla videosfida lanciata da Samus e il gioco in questione è M-Force, un gioco arcade del 1988 della Taito. È un sparatutto su rotaie, un rail shooter che mescola un pochino elementi di Operation Wolf però combinati con uno scaling degli sprite bidimensionali che può ricordare un po' Outrun oppure giochi come Space Harrier della Sega. Come vedete dall'Actrat Mode, quindi sostanzialmente noi impersoniamo una specie di carro armato robotico che viaggia su questa specie di strada con tutti questi nemici che gli si parano davanti e noi dobbiamo sparare a tutto quello che è sullo schermo cercando di ammazzare i nemici. Ci sono vari power up, la S che ci aumenta lo scudo di reenergie, L che ci carica la super arma, B ci dà una barriera temporanea, M ci dà un super missile che non so cosa sia, e T turbo unit credo ci faccia andare più veloce. Di questo gioco io non sono riuscito a trovare molte informazioni, è un gioco molto poco famoso, molto poco diffuso, io non l'ho mai visto nelle sale giochi. Sono riuscito a trovare giusto un'immagine del cabinet, un'immagine molto piccola, come vedete molto sgranata, questa qui, che fa vedere com'era il cabinet. Quindi vediamo che a differenza di Operation Wolf non aveva la mitraglietta per sparare allo schermo, c'era una sorta di cloche joystick che permetteva di muovere il mirino e sotto c'aveva un pedale che nelle versioni emulate sia in Final Burn Neo che in MAME non è implementato, che credo servisse per muovere avanti o controllare la velocità di spostamento del carro armato. In queste versioni emulate credo che si vada sempre alla massima velocità, non credo che faccia tutta questa differenza. Comunque il punto è che questo comando non è implementato. Ho provato a fare qualche partita, non è assolutamente il mio genere di giochi, lo trovo decisamente difficile e ostico. L'unico suggerimento che mi sento di dare è quello di usare una levetta analogica per controllare il mirino, un po' come era nell'originale, per spostare rapidamente il mirino da una parte all'altra dello schermo, perché ci saranno dei punti un po' come in Operation Wolf, in cui ci stanno nemici che ci sparano da tutte le parti, e la cosa essenziale, almeno che ho capito, è che bisogna colpire i colpi che ci vengono sparati contro i nemici per non perdere subito tutta l'energia. E come vedete ogni tanto ci stanno degli ostaggi che possiamo liberare, che ci danno dei bonus. Ecco, questo è il carro armatino. La storia del gioco non la so perché, come ho detto, non sono riuscito a trovare nessuna informazione. Massimo che riesco a fare è arrivare al secondo quadro, quindi vediamo un attimo quello che combino. Mettiamo un credito e partiamo. Ci sono due tasti, uno per sparare col mitragliatore normale, un altro per sparare con la super arma, che vedete si carica lì, energy charge. Ogni volta che la spariamo si scarica, ci mette un po' di tempo per ricaricarsi. Quando è a piena potenza spara con più forza. Ok, spariamo a questi robottazzi che troviamo sulla nostra strada. Ecco il primo ostaggio. Ci ricarichiamo un pochino lo scudo, anche se adesso mi sa che non ci serviva. Ogni tanto vedete ci stanno anche questi ostacoli che non so se dobbiamo abbattere, se quando ci andiamo a sbattere contro ci danno energia, non ho capito bene. Il gioco è tutto estremamente frenetico e quindi non è che si capisce bene quello che succeda. Suppongo che nella versione arcade potevamo anche rallentare la velocità, accelerarla, non lo so, con cui si muove questa specie di carro armato robotico. Anche qui, come in Operation Wolf, ogni tanto saltano fuori dei nemici particolarmente vicini. Cerchiamo di ammazzare questa specie di cannoni. Il turbo non so a cosa serva, credo che ci faccia andare più veloci. Però, come ho detto, secondo me in queste versioni emulate, ecco, qui c'è sta il primo. I quadri di solito sono organizzati così: c'è un primo mini boss. E poi ci sta il mostro finale, che è una specie. Qui questo ci spara un botto di roba contro. Già mi sta facendo i boss. Sì, ecco, sono riuscito a distruggerlo. Dicevo, c'è un primo mini boss. E poi ci sta il mostro finale di ogni livello, che è questa specie di muro, un po' ricorda un po' Contra, con vari punti da colpire. Noi possiamo anche dedicarci subito a colpire il punto debole per uccidere il boss. Però io ho trovato che è meglio colpire prima questi altri punti. Primo perché ci sparano, e secondo perché così facciamo un pochino più di punti. Io però già sto con poca energia, come vedete.
Ecco, vedete, cerchiamo di distruggere tutte queste torrette prima di concentrarci sul punto debole. Poi naturalmente se uno magari si fanno pure più punti colpendo solo il calla, sto per morire. Si possono fare pure più punti probabilmente colpendo solo il punto debole, non lo so, non ho approfondito più di tanto. Abbiamo ucciso il primo boss. Attack the enemy next line. Ok, ci ridà un pochino di energia, ci dà 3 chicchi di energia, però chiaramente non saranno abbastanza per sopravvivere più di tanto, perché anche perché avete visto che non è che sono molto bravo in questo genere di giochi. Credo che però se si fosse potuto utilizzare una light gun forse sarebbe stato un pochino più facile, perché si poteva ci si poteva sostanzialmente spostare la mira più rapidamente, ma così non è. Dammi un scudo, va bene così. Ok, ecco, salviamo il ho preso il turbo, non so a che serve. Aia, mi stanno a far male. Forse è meglio prendere sempre lo shield. Sì, probabilmente sì, morite tutti. Ok, questo dovrebbe essere il primo mid boss. Il secondo mid boss, che è questa specie di torretta. Ci spara contro i razzi che dobbiamo colpire al volo. Poi si va a nascondere nell'acqua. Cerchiamo di distruggerla. Sicuramente qui, eccola. Sicuramente qui i soliti draghi dei giochi arcade faranno vedere un po' come si gioca per bene. Io mi accontento di fare delle partite così. Tanto per divertirci, non mi aspetto assolutamente di fare buone prestazioni. Ok, anche qui ci stanno vari punti da colpire, come nell'altro caso. Però naturalmente ce ne stanno di più. Naturalmente oltre a i punti fissi da colpire, le torrette, ci stanno dei nemici che ogni tanto compaiono. Cazzo, ok. Sono rimasto solo con 2 chicchi di energia. Ok, ma adesso di punti deboli ce ne stanno 2 da colpire. Ok, muori. Ok. Se non facciamo ricaricare l'arma non spara in niente. Ok, abbiamo distrutto anche il secondo boss. Scoppia tutto. Tra l'altro avevo provato a fare qualche partita di allenamento buttando dentro un sacco di crediti. La sequenza finale è abbastanza carina, c'è un colpo di scena che uno non si aspetta, però insomma, chiaramente non conta perché ci avrò messo dentro 50 monetine, non lo so, cose di questo genere. Ci sono anche dei capoccioni olmechi che compaiono ai lati ogni tanto. Salviamo questa. Aia, cazzo. Affanculo. Shield, ti dammi lo shield, bene. Ok. Ok, ho recuperato un po' di energia. Qui ci stanno i capoccioni che forse dovremmo distruggere, non lo so. Qui non lo so se bisogna rallentare per evitare, cazzo, di andare a sbattere contro queste rocce. Forse ci fanno male, non lo so. Ok, scassiamo pure questo. Sì, forse mi fanno male queste rocce. Forse vanno distrutte con l'arma speciale. Non lo so. C'ho il gatto qui che sta a far matto.
Oreste, smettila. Ah, ok, questi sono il terzo mini boss. So, due walker più o meno. Lo so, però io non riesco a colpire contemporaneamente tutto. Ok, mi hanno fatto i bozzi. E quindi il primo. Sta buono. Per il primo tentativo ho fatto 202.700 punti. Dato che non so se riuscirò a fare molto meglio. Comunque, insomma, mi pare che anche un gioco, almeno per quanto mi riguarda, un po' casuale. Penso che farò tutti e, tutti e tre i tentativi. Quindi mettiamo il secondo credito e vediamo se riusciamo a fare meglio. Ok, speriamo. La grafica è molto buona per l'epoca, insomma, stiamo parlando sempre dell'88, quindi era, questo genere di grafica era un po' agli albori, vaffanculo, ecco, non sono riuscito a prendere lo scudo, oppure sì, è questo qua, ho preso, ok, super missile, credo, ah no, ah ok, forse per una, per un certo, per una certa quantità di tempo c'ho il, l'arma sempre, la super arma sempre carica, quindi posso sparare sempre con quella. Ok, buono. Dicevo, la grafica è per l'epoca abbastanza impressionante. Certo, non erano ancora arrivati ai livelli di Afterburner, Space Harrier, Outrun. Però, insomma, no, voglio shield. Oh, dammi un shield. No, ho preso un'altra volta il laser, vabbè. Però insomma, questo scaling che poi sarebbe stato perfezionato da Sega era, è comunque abbastanza buono. Aia, vaffanculo. Ora, cerco di sfruttare, ecco, il laser super carico per ammazzare subito il primo mini boss. Eccoci al primo boss. Come al solito, prima facciamo fuori tutte quante le torrette. E anche i robottoni o elicotteri che arrivano a romperci le scatole. Car armati, c'è di tutto. Ok, ammazziamo pure questo. Concentriamoci sul punto debole. Già ammazzato, ok. Riceviamo anche un bonus per il tempo che ci avanza. Scoppia tutto, alright. Attack the enemy's next line. Questo sembra un po' il nostro capo di Operation Wolf, però c'ha i baffetti questo. Poi vedete, c'è anche parte dello scenario che è distruggibile, si possono abbattere questi baffa a cuore, questi cartelloni. Quindi non so bene qual è l'ambientazione, sembra un buon futuro distopico, c'è stata una guerra, insomma è tutto scassato. Però come vi ho detto, di questo gioco è molto difficile trovare informazioni, perché è un gioco abbastanza poco conosciuto. Ridammo lo scudo, vabbè. Aio, affanculo. Ok. Muori. Sì, se ci riesco. Vaffanculo. Ok, non so che cosa ho preso. Stanno a fare i bozzi. Aio, vaffanculo. Basta. Ho quasi finito lo scudo. C'ho solo tre chicchi di energia e mo temo che il secondo mini boss mi farà i bozzi. Ok. Aia, cazzo. Oh, sono riuscito a distruggerlo. Eccoci al secondo boss, come al solito. Ok.
Affrontiamo quest'altro boss. Affanculo. Non farci fottere. Abbiamo un solo chicco di energia. Sono rimasti solo i punti deboli. Aia, vaffanculo, ho finito l'energia. Prossimo colpo, sono morto. A meno che non riesca a distruggerlo. Ok, sono riuscito a distruggerlo. E passiamo al terzo quadro. Ok. Mi ridà tre chicchi di energia, ma comunque sto abbastanza scannato. Ecco, appunto. Sì, forse con una light gun sarebbe stato tutto molto più semplice, però vabbè. Sì, porca vacca, troppa gente. Non ho fatto neanche a tempo a prendere power up, perché era... Sì, dammi uno scudo, dammi uno scudo. No, il laser, vaffanculo. Ho preso la barriera, vabbè. Va bene lo stesso. La barriera è a tempo, chiaramente, però insomma ci dovrebbe levare un pochino di danno. Ok, no, andare a sbattere contro gli ostacoli ci rallenta solo, non ci leva energia, vabbè. Cazzarona, ok. Mi hanno sconfitto, ho fatto 159.600 punti, quindi peggio del primo tentativo. Va bene, ok, facciamo l'ultimo. Magari imbrocco una prestazione migliore, ma insomma ci spero poco. Game over, e questo è il nostro carro armato robottino che si è rotto. Ok. Perfetto. Terzo e ultimo tentativo. Il meccanico che ci dice di andare, l'ascensore che ci porta su, e andiamo. Okay. Proviamo a fare un po' meglio stavolta. C'è anche il parlato digitalizzato, insomma, tecnicamente è vaffanculo. Tecnicamente è abbastanza... è piuttosto valido sto gioco, insomma, è fatto bene. Un pochino frenetico, ma insomma è la natura stessa del gioco, no? Se fosse troppo facile non avrebbe senso. È lì che si vedono i giocatori bravi. Riescono a tenere sotto controllo tutti quanti i nemici a schermo. Ah, cazzo. Vabbè, mi ha dato la barriera. Ne approfitto per grattarmi la fronte, tanto adesso dovrei essere invulnerabile. Ah, lì c'è... ah no, pure la barriera c'ha la sua energia, quindi non è a tempo, Può incassare altri due colpi. Ecco, già finiti. Mori. Ecco. Ok, sono riuscito a uccidere rapidamente il primo mini boss. Adesso arriviamo al boss vero e proprio. Vedete, sotto ci dice hit point, qual è il punto debole da distruggere. Distrutto quello, si passa automaticamente al quadro successivo. Però io, come ho detto, preferisco ammazzare tutte quante le torrette, anche perché è un modo abbastanza rapido di fare punti. E in più togliamo potenziali minacce. No. Ok. Ok. Facciamo questo. Ok. Ok, distrutto. Ok.
Non so bene anche qual è la tecnica per fare punti, sinceramente. Ci sarà. Bisognerà forse ammazzare i nemici più rapidamente, ma per me è già qualcosa se riesco a sopravvivere, quindi mi concentro su quello. Ed volendo si possono distruggere sti cartelloni, gli alberi che ogni tanto si vedono. Ok. Si incasina un po' il motore grafico quando ci stanno dei rilievi, delle salite e delle discese, non si capisce bene. Vabbè, si diamo il laser, va. Ci carica il laser al massimo, lo possiamo sparare in continuazione a manetta. Rimane sempre carico, vedete, non si scarica mai. Ecco, anche te. Ok. Sì, vabbè, piamo la barriera. Ok, finito tutto. La barriera è già finita, come mai? Boh. Mi sono fatto colpire molto. Ok, qui ci dovrebbe stare il primo mini boss. Questo però spara tanto. Bisogna colpire tutti sti razzi che ci spara contro per evitare di farci far male. Aio, aio. Mori. Ok. E dirigiamoci verso il secondo boss. Due punti deboli, due hit point. Ah, sì, qui su. No, sì. Ok, concentriamoci prima su questo. Ok, questo l'ho scassato già. Ok, concentriamoci sul hit point finale. Ecco fatto. E passiamo al terzo quadro. Ok, 10.000 punti di bonus e anche dei bonus per il tempo avanzato. Ok. Aio. Aio, vaffanculo. Aio, Christian. Troppa gente. Ari, dai. Sì, dammi qualche cosa. Ma voglio lo scudo. Voglio scudo, vaffa. Mi ha dato il laser, vabbè. Va bene lo stesso. Sparo a manetta perché avendoci questo comunque ci vado a sbattere. Avendo il super laser, ecco, finito. E mori. Aio. Ecco, già finita l'energia. Cerchiamo di colpire sti cannoni mobili. Aio, cacchiarola. Quasi finita energia. Sono arrivato un'altra volta al mid boss. Quello. Questi tipo walker che ci attaccano. Però vedete. Troppi colpi tutti insieme, non so come evitarli. Va bene, ok, quindi non sono riuscito a migliorarmi. Terzo tentativo, ho fatto 194.200 punti. Quindi il mio high score rimane sempre 202.000.
e 700 punti. Ok, la mia video sfida si finisce qui, dato che mi pare che ho 6 crediti. Allora io penso che mi compro Merlino, che credo, se ad aver capito bene, che se ho capito bene, che il trasforma lo scudo in uno scudo dorato, che quindi vale per 2. E poi se lo mantieni fino alla fine Merlino ti dà dei punti aggiuntivi, non mi ricordo. Comunque insomma compro un Merlino. Grazie a Samus per aver lanciato questa sfida, per avermi fatto scoprire questo gioco. Come al solito partecipate numerosi e fateci vedere di che cosa siete capaci, e non mancate di seguire il processo di Mr. Mega Drive. È stato divertente, ci vediamo alla prossima, ciao!